Grazie, buongiorno di nuovo. Mentre preparavamo il programma di questo convegno, si era pensato di fare un excursus sullo status delle popolazioni di Stambecco in Italia e in Francia. Abbiamo però pensato che fosse opportuno parlarvi di questa iniziativa nella quale siamo coinvolti e che di fatto utilizza comunque i dati della situazione numerica dello Stambecco su tutto l'arco alpino. La IUCN negli scorsi anni ha lanciato questa iniziativa, ovvero il Green Status delle specie. Inizialmente si chiamava la Lista Verde delle specie, poi non so per quale motivo hanno deciso di cambiare nome e quindi ora si chiama Green Status delle specie. Si propone l'obiettivo di essere uno strumento parallelo alla Lista Rossa, ma con uno scopo leggermente diverso. Se la lista rossa misura il rischio di estinzione per una specie, il green status dovrebbe misurare il recupero delle specie. Recupero inteso in sen nel senso di recupero delle condizioni precedenti all'inizio dell'impatto delle attività antropiche sulla conservazione di queste specie. L'obiettivo finale è quello di permettere la valutazione dei progressi compiuti in ambito di conservazione e quindi stimolare e favorire ulteriori azioni. Come vedete, i partner coinvolti sono molti e così come lungo è stato il percorso che ha portato allo sviluppo di questo sistema. Ora siamo in questa fase che vedete in fondo, siamo circa all'inizio di quest'anno, hanno deciso di testare questa nuova categorizzazione e hanno scelto quindi alcune specie che potessero essere proprio utilizzate per testare il metodo che hanno stabilito. Che hanno proposto per stabilire appunto questo green status. Non è un compito semplice perché l'obiettivo è veramente molto ambizioso ed è quello di ottenere uno strumento utilizzabile per tutte le specie, quindi dalle alghe ai mammiferi, a qualsiasi specie. E quindi, come vedrete, bisogna per forza fare molte, molte semplificazioni. Quindi adesso siamo nella fase di test e questa lista è stata appunto testata su alcune specie. Siamo stati contattati in primavera, in seguito alla pubblicazione di un lavoro, sulla genetica, da parte appunto del gruppo del professor Luca Scheller, e abbiamo però pensato che fosse, utile ampliare, di più il numero di persone coinvolte perché, era importante avere, esperti delle diverse aree. Di fatto, in realtà, queste sono le persone nominalmente coinvolte, però tutti quelli che hanno partecipato e che compiono i censimenti e che forniscono i dati sono di fatto partecipi di questa azione. Infatti, i dati utilizzati sono quelli che vi ho presentato più e più volte nei nostri periodici incontri e che hanno portato alla pubblicazione delle mappe nuove di distribuzione della specie sull'arco alpino. Perché lo Stambecco non serve ripetere ulteriormente la sua storia, però appunto era una specie che è stata identificata perché nonostante fosse vicina all'estinzione, la protezione prima e soprattutto la conservazione attiva poi con le reintroduzioni hanno fatto sì che la specie appunto si trovi attualmente in buone condizioni. In base anche a quello che abbiamo visto durante la giornata, non sappiamo esattamente che cosa riserva il futuro e infatti questo strumento del Green Status si propone proprio di cercare di descrivere tutta questa dinamica e fare anche una proiezione sul futuro. Infatti il green status viene stabilito mediante il confronto del green score, ovvero di questo punteggio, tra il confronto appunto tra gli scenari presenti, passati e futuri. In particolare viene stabilito questo punteggio per il momento attuale, per il passato, nel caso dello Stambecco abbiamo scelto il 1820, cioè che è un pochino l'anno nel quale le primissime misure di conservazione sono state intraprese, e
E viene poi calcolato questo punteggio che viene in uno scenario, diciamo, attuale nel caso in cui non fossero state prese le misure di conservazione adottate in passato e poi vengono fatte delle proiezioni appunto sul futuro. Questo punteggio va da 0 a 100 con 100 che descrive una specie completamente recuperata. Una specie si considera completamente recuperata se è presente, vitale e funzionale, ovvero se riesce a compiere le sue funzioni ecologiche, cosa molto importante, in tutte le parti del suo areale di distribuzione. Questo vedremo tra poco perché è importante. È importante perché il metodo prevede di suddividere l'areale di distribuzione attuale in unità spaziali. Le unità spaziali sono state da noi definite in un modo abbastanza opportunistico che vi descriverò a breve. In seconda battuta bisogna descrivere quali sono le funzioni ecologiche più conosciute per ciascuna specie e poi bisogna calcolare questo punteggio in ciascuna unità spaziale, di fatto verificare se in ciascuna unità spaziale la specie è assente, presente, vitale e funzionale. Si fa questa operazione per lo stato attuale, per gli scenari passati e per gli scenari futuri. Per calcolare questo punteggio, si può utilizzare questo strumento online sviluppato dall'Università di Oxford che vi mostrerò, a breve. Questa è l'areale di distribuzione della specie che abbiamo, calcolato attraverso il minimo poligono convesso, modificato poi a mano per garantire un buffer intorno a tutte le popolazioni presenti e abbiamo scelto di suddividere le unità spaziali in base ai confini amministrativi degli stati alpini perché nei diversi stati le modalità di gestione e di monitoraggio sono diverse e quindi era necessario appunto trovare un modo di suddividere. Sappiamo che ci sono molte colonie che sono, diciamo, transfrontaliere, però dopo lunghe discussioni è stato insomma il modo migliore. Nel caso in cui, come in Italia, le situazioni demografiche fossero diverse nelle diverse parti dello Stato, abbiamo suddiviso ulteriormente in altre unità spaziali. Quindi, appunto, queste sono le unità che abbiamo considerato. Le funzioni ecologiche identificate per lo stambecco sono prevalentemente funzioni trofiche, ovvero lo stambecco è un erbivoro, quindi ha un impatto sulla vegetazione. Contribuisce però anche alla fertilizzazione del suolo e altra funzione molto importante, funge da risorsa trofica importante per gli animali che si nutrono appunto di carcasse. Infine vi è anche una funzione ecosistemica perché lo stambecco fornisce un servizio culturale per lo svago e per appunto a livello culturale in tutto l'arco alpino. Questo era lo strumento in linea di cui vi parlavo prima, di fatto guida mediante domande con risposta doppia e sono cose molto molto semplici. Di fatto i dati principali chiedono qual è l'area occupata, l'area effettivamente dove si trovano gli animali, il numero di individui in ciascuna unità spaziale, se vi è stato o meno un declino negli ultimi anni e via dicendo. E rispondendo a tutte queste domande si arriva alla fine a stabilire se la specie in un'unità spaziale è assente, presente, vitale o funzionale e in base a quello viene assegnato appunto un punteggio. Questi grafici non sono legati al Green Score, ma ci danno un'idea dell'andamento demografico della specie negli ultimi anni nei diversi stati e utilizzando gli stessi dati che abbiamo usato per questi grafici e lo strumento che vi ho mostrato poco fa, ecco che cosa è il risultato. È risultato che di fatto la specie è funzionale in tutte le unità spaziali identificate, ad eccezione della Germania, della Slovenia e delle Alpi orientali italiane, dove la specie ha un livello leggermente più basso. Questo ovviamente è legato alla scelta dell'unità spaziale, nel senso che
La Slovenia e la Germania hanno poche popolazioni e pochi individui e quindi la specie risulta soltanto presente e non funzionale, perché per essere funzionale doveva avere un certo numero di individui. Ci è sembrato comunque necessario effettuare questa suddivisione perché l'idea di questo strumento è quello di effettuare il calcolo in un tot di anni per vedere come cambiano le situazioni. In questa tabella vedete evidenziate in verde gli stati che abbiamo appena visto e abbiamo poi ovviamente dovuto ripetere l'operazione per lo scenario passato, ovvero nel 1820, e vedete che la specie era assente da tutte le unità spaziali ad eccezione delle Alpi occidentali italiane. Quello che sarebbe successo senza nessun tipo di azione di conservazione, molto probabilmente sarebbe stata la completa estinzione della specie. E la cosa un pochino più difficile è stata immaginare gli scenari futuri. La prima proiezione viene fatta da qui a 10 anni, in caso in cui vengano effettuate delle azioni di conservazione che però sono già pianificate. Per esempio, abbiamo preso in conto le azioni di traslocazione già pianificate e il mantenimento di tutto quello che viene fatto attualmente, quindi protezione della specie, presenza delle aree protette. Il punteggio non cambia di molto perché in 10 anni gli interventi sulla genetica purtroppo probabilmente non daranno sufficiente, diciamo, miglioramento allo stato della specie. Inoltre, nelle aree in cui sono previste, la specie è già considerata come funzionale. Forse la più complessa è stata la proiezione nel futuro senza azioni di conservazione e era chiaramente esplicitato che questo significava immaginare che cosa succederebbe se dal momento attuale tutte le azioni di conservazione in corso dovessero smettere. Quindi questo vorrebbe dire interruzione della protezione, quindi apertura della caccia, eliminazione dei parchi nazionali. Ovviamente è uno scenario difficilissimo da valutare nel futuro, anche perché non sappiamo a livello culturale che cosa succederebbe e via dicendo. E questa è stata proprio un po' la parte più complessa. Valutato una diciamo leggera peggioramento dello stato di conservazione della specie, però anche in questo caso in 10 anni non ci aspettiamo che possa cambiare così tanto. E poi infine un obiettivo a lungo termine in 100 anni e noi immaginiamo e speriamo che la specie possa essere considerata appunto funzionale in tutte le parti dell'areale. Un modo un po' più, diciamo, grafico di rappresentare quanto vi ho detto è questo. Di fatto, questa linea rossa ci racconta quello che è stato ottenuto mediante la conservazione. E vediamo che nel caso dello stambecco è veramente molto, nel senso che la specie era praticamente quasi estinta e ora siamo a dei livelli di conservazione molto buoni. Quello che vediamo, quindi questo è lo stato attuale. Questo è il cambiamento che è stato osservato nel passato e questo è quello che sarebbe successo in assenza di azione di conservazione e, cosa importante, vediamo la differenza nelle proiezioni future tra lo stato appunto in presenza o assenza di conservazione nel futuro. Infine, beh, questo è sempre il nostro auspicio, ovvero il cambiamento ulteriore che si potrebbe avere nel lungo periodo. Come dicevo all'inizio, lo studio, insomma, il calcolo sembra un po' grossolano, però ci è sembrato comunque interessante l'idea, ovvero quella di mostrare come la conservazione possa influire sullo stato di una specie e quindi siamo stati, insomma, contenti di partecipare al test di questo metodo e vedremo poi nel futuro se verrà effettivamente reso ufficiale dalla UCN e quindi ampliato a tutte le specie. Nel caso dello stambecco possiamo dire che è già stato fatto un importante cammino, però c'è ancora un pochino di strada da fare e penso che progetti come questo vadano proprio in questa direzione. E ringrazio tutti, come sempre, tutti coloro che forniscono e raccolgono questi preziosissimi dati e grazie per l'attenzione.
C'était super intéressant. En fait, personnellement, je ne connaissais pas le Green Status. Est-ce qu'il y a des listes ou en anglais? Non, ça va? Est-ce qu'il y a Non, non, c'est bon. des listes d'espèces avec les Green Status Déjà déjà publié. attribués? Je pense qu'il va publier dans 6 mois, dans les prochains mois. D'accord. Donc, il n'y a pas encore. Et une fois publié, est-ce que c'est à destination ou est-ce que c'est prévu d'être un outil qui serait vraiment utilisé au niveau international pour classer des espèces et leurs besoins de conservation et peut-être aussi leur catégorie, enfin, pour aller jusqu'au financement ou intérêt de financement, parce que ça, c'est un classement qui est très intéressant. I think it has more or less the same idea of the red list. So it's like a category done both for the public and for like decision makers. So it's really rough, as you can see. It was just like 4 status with, yeah. So it Okay. was not very, very like precise. But I think, yeah, the idea is for communication and for, yeah, public awareness and to push a bit on decision makers, I think, but I'm not a member of the IUCN, so I can't Okay. tell. Merci, Alice.